come possiamo risolvere i tantissimi problemi che abbiamo sul tappeto. Fin dall'inizio noi abbiamo sentito che comunque queste sono persone, non si possono considerare soltanto un problema, ma sono persone da aiutare a ritrovarsi. Abbiamo incentrato tutto sulla dimensione della relazione. Come ci ricorda Papa Francesco, per il futuro del rapporto tra uomo e mare è necessario un cambiamento nelle abitudini quotidiane, un cambiamento di rotta. Ma la realtà è che ognuno di noi può fare la sua parte per aiutare il mare. Uno dei grandi simboli della quotidianità odierna è senza dubbio la plastica monouso. Pensare di usare un materiale eterno come la plastica per un singolo utilizzo è assurdo. È il momento di compiere un primo passo per uno stile di vita più virtuoso. Chiedere di non avere la cannuccia al bar, non utilizzare piatti e posate di plastica monouso, portarsi dietro una borraccia per non comprare le bottigliette sono semplici azioni che però possono fare la differenza. È la pace, l'orizzonte, lo sfondo essenziale per qualsiasi ecologia integrale, qualsiasi sviluppo sostenibile. Una guerra civile drammatica che insanguina dal 2015, si parla più di 10.000 morti civili in 5 anni, una guerra di ultima generazione in cui si colpiscono, possiamo dire coscientemente, obiettivi non militari. Molte delle bombe lanciate dalla coalizione saudita provengono da un'azienda tedesca che produce in Italia, che è la RVM. Nell'estate del 2019 il Parlamento ha legiferato la sospensione delle esportazioni di armi verso l'Arabia Saudita ed Emirati Arabi. La RVM si è adeguata sospendendo per 18 mesi le esportazioni, ma anche facendo altro, cioè a settembre ha annunciato il taglio di circa 180 lavoratori. Quindi ecco il problema, ecco il caso esemplare, evidenzia un problema molto grave. Abbiamo legato il vantaggio economico al disastro umanitario. Questa è la vera sfida per un impegno per lo sviluppo sostenibile. Disinnescare questo mix esplosivo che è, bisogna abbandonare i giochi di parole, non ci garantisce un futuro. L'idea è che per risolvere i problemi abbiamo bisogno di quattro mani, della collaborazione attiva di cittadini e istituzioni. Noi cittadini hanno un potere enorme, che è quello di votare ogni giorno con i consumi e con i risparmi.